Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio. Apriamo con la Juventus. In arrivo 12 gare decisive per Allegri, senza vittorie dallo scorso 31 agosto tra campionato e coppe. I bianconeri sono attesi da 42 giorni intensissimi, dove sarà vietato sbagliare. A rientro la attendono tre scontri diretti e il derby con il Torino. Si parte con il Bologna di Thiago Motta, sei giorni dopo il big match in casa dei campioni d'Italia del Milan, seguito subito la settimana successiva il derby con il Torino. In Champions ci saranno due sfide con il Maccabi, la prima in programma il 5 ottobre, seguita da una settimana dopo dal ritorno in Israele. Per fortuna di Allegri proseguono, rispettando la tabella di marcia, i rientri di Pogba e Chiesa. Il mondo del calcio è in lutto. È morto ieri sera in una clinica a Firenze, a 82 anni, Bruno Bolchi, soprannominato Maciste, ex giocatore di Inter, Verona, Atalanta, ma anche di Torino e Pro Patria. Calcio femminile, conferenza stampa pre-Juventus Goj, valida per l'accesso ai gironi di Champions League. Hanno preso la parola il tecnico Montemurro e il difensore Cecilia Salvai. Dopo l'1-1 in Danimarca, le bianconere sono chiamate a vincere al Moccagatta. In quel di Alessandria si disputerà infatti il ritorno. Mondiali di volley, le novaresi danesi e Bossetti trascinano gli azzurri alla vittoria contro il Belgio, con la ex Igor Egonu in grande forma. La nazionale vince in rimonta la terza partita su tre ed ora è sola in testa al girone. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.